La storia recente della Gran Bretagna, il confronto tra due modelli economici e sociali, tra lo spirito del titolo e quello opposto incarnato dalla Thatcher, sono al centro del documentario di Ken Loach, The Spirit of 45, presentato in una sezione speciale dell'ultimo festival di Berlino. Il documentario è strutturato in un abile montaggio di immagini d'epoca, interviste e molti superstiti di quel periodo che ne rievocano speranze, spinte, ideali e conseguimenti. Loach parte da un primo dopoguerra che aveva lasciato un paese allo stremo delle forze e con una divisione tra classi sociali più che mai accentuata. L'autore mostra come il governo eletto in quel 1945 si fosse preoccupato innanzitutto di evitare il ripetersi di quella situazione. Può lasciare disorientati il salto che il film fa nella sua ultima parte quando dagli anni 50 si passa direttamente al 1979. La vittoria elettorale della Thatcher, i suoi proclami, l'inizio del lento ma inesorabile smantellamento di tutto quel sistema di diritti che era stato faticosamente costruito. Ma parlando del passato, Loach vuole affondare di nuovo il suo sguardo nella materia viva del presente con lo scopo di modificarla. Quelle immagini a colori nel finale sono ben lontane dalla nostalgia. Vogliono al contrario vivere, respirare, diventare programma politico, perché all'utopia va accompagnata, come sempre nel cinema di Loach, la reale e concreta tensione verso la trasformazione.